Niente, abbiamo giocato una partita un po' più consistente della scorsa. Diciamo che le sbandate di 2 giorni fa, che sono state un po' per tutto il primo tempo, oggi le abbiamo contenute solo all'inizio della partita, i primi 4-5 minuti. Ci sono tanti piccoli errori che si possono andare a guardare, tante nuance della partita, però ecco, noi abbiamo forse anche disabitudine a certi contesti, a certa pressione con alcuni dei nostri interpreti, quindi anche da parte mia c'è bisogno di essere tollerante con gli errori e cercare di guardare la figura nella sua interezza. A parte i primissimi minuti, la squadra era viva, era presente. Cercavamo le giocate, diciamo, quasi perfette il primo tempo, nel senso che rinunciavamo a dei tiri, rimettevamo la palla per terra alla ricerca di un tiro completamente aperto che contro questa difesa, soprattutto all'inizio della partita, quando sono freschi, sono pronti, è impossibile fare. Bisogna giocare con coraggio, con sfrontatezza, prendere dei tiri in transizione, prendere dei tiri con un po' di spazio, perché loro sui close-out difensivi, con la loro taglia, anche se saltano, poi quando rimettiamo la palla a terra, non hanno bisogno di aiutare a ruotare perché recuperano, mettono pressione da dietro e quindi sporcano e ci fanno semplicemente andare avanti con i secondi, ma non con il vantaggio che abbiamo preso. Quando abbiamo smesso di riciclare troppo il possesso, abbiamo giocato meglio, a parte il finale in cui avevamo un assetto che neanche nei sogni più reconditi si può mettere in campo con 3 playmaker e 2 ali piccole. Dal punto di vista difensivo, secondo me la chiave rispetto a gara 1 è stata, diciamo, nella seconda parte di partita, la capacità di togliere gli scarichi, tanti scarichi dentro l'area che loro sono bravissimi a fare, sia sulle situazioni di penetrazione che sulle situazioni di post basso. Non li abbiamo tolti tutti, perché comunque non è facile mantenere la lucidità quando ci sono sul perimetro giocatori come Ndoye, come Ume, come Spissu, quindi si è sempre nel dubbio se riempire l'area o rispettare i tiratori. Però lo abbiamo fatto con un po' più di continuità con un po' più di precisione e consistenza rispetto a gara 1. Quindi questa secondo me è la grossa l'analisi in generale della partita, e poi nel finale sono state tante piccole giocate, però grazie alla capacità dei nostri ragazzi di trovare energie inaspettate e anche dal punto di vista mentale avere la lucidità inaspettata, visto la pressione, visto la stanchezza, visto il livello di improvvisazione che dovevamo avere per i problemi di falli che abbiamo avuto. Ma guardi, noi per come giochiamo, parlare dei singoli forse non ha tanto senso, perché comunque cerchiamo di distribuire le responsabilità. Brett aveva, diciamo, se l'erano dimenticati. Quando l'ho preso che era vero, lì la gente si è messa a ridere, mi prendevano in giro che era andato a togliere la ruggine da dosso a Blizzard. È un grande giocatore, è una bellissima persona, mi ha tolto tante volte le castagne dal fuoco, mi ha fatto vincere tante partite, quindi è la sua storia, parla per lui. È più importante sottolineare la sua umiltà, il suo senso di responsabilità per gente che non lo conosce come persona. Il giocatore lo riconosce anche mio padre che giocava a calcio, quindi su quello c'è poco da dire.